Ehi tu! Se non ti iscrivi entro 17 microsecondi a questo canale, sarò costretto a venire a casa tua e portarti un armadillo carnivoro che ti morderà il dito. E non dimenticare di attivare la campanella per non perderti niente di questo canale armadilloso. E se vuoi mi trovi anche su Instagram e Discord. E lascia immediatamente like, perché se no ti porto a casa tua il mio branco di draghi di Komodo. Attenzione, attenzione, questo video è stato rubato da Favij. Swag, bitch. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Swagger. Oggi vi volevo parlare di un argomento che è bene che sappiate, perché così vi informate. Volevo parlarvi di un argomento che riguardava Fortnite, ovvero che io odio Fortnite e Brawl Stars, ma quello ci arriviamo dopo. Perché odio questi due giochi? Innanzitutto partiamo da Fortnite. Allora, io odio Fortnite per un semplice motivo. Prima a me piaceva, perché prima Fortnite si giocava per divertirsi, non come adesso che si gioca per competitività. Tutti vogliono soltanto vincere, ottenere skin, ottenere V-Bucks, ottenere tua zia, ottenere tua cognata. No, io ci giocavo per divertirmi quando non era famoso. Non era poi così famoso, non era spopolato. Era divertente da giocare, anche perché Fortnite a quei tempi era un gioco da giocare con gli amici che ti divertivi parecchio. Mentre adesso non è poi così divertente. Perché non è così divertente? Perché adesso la gente ci gioca solo per competitività, non per divertimento. Agli inizi sì, poi quando è spopolato moltissima gente ha iniziato a giocare competitivamente, ce l'ho fatta, e ha continuato a dirti ma il pompa lo tieni, ma il pompa lo devi lasciare e la minigun la devi prendere e la minigun la devi lasciare e tua nonna la devi prendere e tua nonna la devi lasciare e Jimmy lo bruci e Johnny lo anneghi. Capite che io non potevo giocare così, perché poi non c'avevo la voglia, non avevo voglia di giocare con dei perfettini che mi davano gli ordini, perché se non lo faccio perdiamo la partita, allora è la fine del mondo. Ma va là. Infatti questo canale io non porterò mai Fortnite, e questo canale non si baserà su un solo videogioco, ma su, credo che ne voglio portare anche più di 5000 se riesco, ma anche di più comunque. Infatti questo canale l'ho realizzato per fare ridere la gente e per creare intrattenimento, per intrattenere la gente facendola ridere il più possibile. Quindi io intrattengo, non sono quello che deve vincere per forza. Se volete andare in canali di youtuber che giocano a Fortnite per competitività, per vincere, andate su tipo Power. Non so se Power adesso gioca ancora a Fortnite o gioca a Fall Guys, io non seguo Power, non lo so. Infatti questo canale, come ho detto prima, non si baserà soltanto su un gioco, su moltissimi giochi voglio portare in questo canale. Ma poi non porterò solo gameplay, ovviamente porterò anche molti tipi di video. Questo canale l'ho creato per farci di tutto, troverete di tutto in questo canale, io intratterrò facendo di tutto. Questo era l'argomento Fortnite, adesso passiamo a Brawl Stars. Brawl Stars non ci gioco per lo stesso motivo per cui non gioco a Fortnite, ovvero la competitività. Competitività è una cosa, divertimento è un'altra. Io gioco un gioco per divertirmi, non soltanto per vincere. Brawl Stars all'inizio era divertente, ma poi non lo è più. Poi anche annoiato, mi ha anche annoiato, quindi non ci giocavo anche per quello, gli stessi motivi di Fortnite. Quindi riassumendo tutto, a me non piacciono i giochi di competitività come Fortnite e Brawl Stars. Si dice competitività o competitività? In questo canale non troverete mai Fortnite e Brawl Stars. Se volete trovare Fortnite e Brawl Stars andate su altri canali. Io non porterò mai e poi mai Fortnite e Brawl Stars. E niente ragazzi, il video dove spiego perché amo questo gioco stupendo finisce qui. Lasciate like, iscrivetevi, mi raccomando, odiate Fortnite e iscrivetevi, perché se no vi porta a casa vostra un armadillo e non vi morde soltanto il dito, vi morde anche l'orecchio. Se volete mi trovate anche su Instagram e Discord e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ehi! Se non clicchi qui per vedere i miei video e qui per iscriverti al canale, ti farò mordere l'orecchio dal mio caimano.